solito non faccio questo, ma è un'emozione, quindi mi alzo in piedi per voi, per la situazione. Mentre si stava preparando questo evento, ho visto il lavoro dei ragazzi straordinario e ho buttato l'occhio su una fotografia che vedrete sopra, che dove il professor Paladin, insieme con degli educatori, con dei ragazzi, viene incontrato, professor Paladin, medaglia d'argento, mi sembra, medaglia d'argento, si incontra con il presidente Pertini. E ricordavo in quel momento, mi vengono i brividi della vita, quando io, giovane, rappresentante del Convitto Nazionale di Cividale del Friuli, andai incontro al presidente Pertini che dava la medaglia d'argento al valore, al valore proprio civile, al civile, al comune di Cividale, dove io abitavo. E mi sono trovato su questa coincidenza di valori. Allora, la cerimonia di oggi, che non è indifferente rispetto alle cose, la cerimonia di oggi ha per me come rettore molteplici significati. Ha un significato di grande valore perché recupera la biblioteca, che è una delle cose che non avevo fatto nei 5 anni che mi ero impegnato di fare quando sono venuto qui. La biblioteca per me è il luogo sacro, più importante, è luogo di laboratorio di una istituzione scolastica educativa. Quando sono venuto qui c'era la colonna del bibliotecario Morelli, che non so se c'è con noi qui oggi, che mi faceva vedere, pur tutto nero, tutto caduto, tutto in disuso, quindi abbandonato, che lui comunque i 3.000 volumi di patrimonio di questo convitto della storia li stava mettendo vicino. La professoressa Fasciolo, in uno dei nostri viaggi in giro per il mondo, mi parlò, e mi parlò per la prima volta del professor Paladin. Io poi, leggendo, rileggendo, mi disse: noi abbiamo già titolato, ma non abbiamo titolato la biblioteca generale di questo istituto alla figura, all'importanza del professor Paladin. Con il professor Olla poi ebbi il modo di capire quanto Paladin aveva fatto, aveva dato lo Stato e quanto aveva rappresentato, le concomitanze delle situazioni. E poi uno studente, oggi papà di un nostro alunno, mi disse un giorno: io vorrei scrivere una lettera ricordando il professor Paladin. E scrisse quella lettera che io pubblicai sul nostro sito. E vedete quanti tasselli. Poi, andando a vedere, ho visto questa espressione di valore civile, questo avvicinarsi mio, di Cividale, testimone con Pertini, allora Presidente della Camera, si va di termine, non era Presidente della Repubblica, che conferisce al convalone del valore civile la stessa medaglia d'oro che Paladin ha preso, insomma tutto un insieme. Il genitore che scrive questa lettera, ex alunno, oggi medico affermato, papà di un nostro alunno, c'è tutto un insieme di situazioni che hanno determinato questa giornata importante. Ma l'ultimo evento è quando, nella riunione di fine anno di quest'anno, dove si tirano le somme dei progetti, davanti a me c'era l'educatore professor Manni, era lì davanti, che non si mette mai davanti, e mentre lo guardavo mi veniva in mente che non avevo mantenuto l'impegno con lui. Cioè, il professor Manni era riuscito a farsi fare un progetto nuovo di biblioteca, ci vogliono i soldi ancora, ma lo faremo, bellissimo, rinnovato tutto non cito il nome, gratuitamente dai genitori che hanno fatto la biblioteca del Senato, del Parlamento, quindi ci hanno fatto, però non avevo le risorse, e mentre guardavo lui avevo detto: non ho mantenuto quell'impegno. E l'ho guardato e gli ho detto: guardi, allora metto le risorse, almeno rimettiamo a posto quella che c'è. Questo signore mi ha guardato,
sarà qui che ricordo con profonda gratitudine insieme col personale, e tutta l'estate ha tolto tutto, ha rivisto tutto, tutti i libri, tutte le foto e tutto, quindi ha lavorato 8 ore al giorno tutta l'estate, l'abbiamo ritinteggiata, vedrete, e ha permesso la realizzazione di questa rinnovata apertura della biblioteca. Il Dipartimento di Storia e di Filosofia poi ha fatto il resto presentando la cerimonia di oggi. In più gli sono profondamente grato il professor Biondi, che è il capo dipartimento, che per un insieme di situazioni della vita ha avuto sempre l'occhio e l'attenzione verso convinto, ma basti dire che è stato presidente del consiglio di amministrazione dell'Ucandato prestigioso di Firenze, quindi non è un uomo che viene casualmente. Io quando l'ho saputo sono andato a cercarlo per avvicinarlo a noi, perché almeno era uno del ministero. Oggi abbiamo anche il capo gabinetto ex alunno, quindi ormai siamo a nozze, ma uno del ministero che sapeva di cosa parlavamo. Quindi quando gli ho telefonato all'ultimo minuto con gli impegni che aveva, se voleva onorarci della sua presenza, anche questa presenza di rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione ha permesso. Quindi per me oggi è una giornata importantissima, cari ragazzi, lo dico a voi, ai genitori, ma si riapre la biblioteca centrale, si titola la biblioteca centrale a uno dei professori più significativi. Sono presenti i suoi figli, sono presenti i suoi alunni, sono presenti le istituzioni ed è presente anche il collegamento al lavoro fatto in questi momenti, non torna, che ha rappresentato un pezzo forte della vita del professor Paladini e quindi del Via Tasso e del Museo Via Tasso e tutti i valori. E c'è presente qui anche il giornalista che comunque ci ha accorre ad un professore illustro ed un momento di riaffermazione dei valori che sono portanti della vita di ciascuno di noi. Grazie e mi spero che la giornata sarà veramente straordinaria. Salve a tutti, devo dire che è con una certa commozione e trepidazione che diamo l'avvio a questa giornata, che personalmente mi riporta indietro di 10 anni. Quando per la prima volta portai gli studenti in visita al Museo di Via Tasso e a farci da guida era Elvira Paladini, la moglie del professor Arrigo, un professore di cui non sapevo quasi nulla, se non che era stato per molti anni docente al convitto, nelle mie stesse materie, almeno inizialmente, ma di cui si parlava poco, benché alcuni miei colleghi di allora fossero stati i suoi colleghi negli anni precedenti. Questa visita lasciò in me e negli studenti un segno profondo, la volontà di scoprire chi fosse davvero quest'uomo, sia sotto il profilo dell'impegno civile, di cui erano testimonianza le sue incisioni sulla mura della cella di segregazione di Via Tasso, sia dal punto di vista strettamente scolastico. Ebbe origine così il primo progetto che vide impegnate me, la mia collega De Domenico, oggi presente in sala, una ventina di studenti in un laboratorio di storia condotto in collaborazione con il museo di Via Tasso e con la disponibilità della professoressa Gemma Luzzi, anch'essa oggi presente qui in sala. Il risultato finale fu un grosso lavoro di ricerca sulle fonti che allora riuscimmo a trovare, sia orali sia scritte, e che i ragazzi vollero poi raccogliere in un DVD dal titolo Noi ricordiamo, Arrigo Paladini. Ogni studente che accostava la figura di Paladini capiva quanto fosse per lui forte la passione per la lettura, i libri, la cultura letteraria e filosofica che era stata nutrimento nei giorni terribili della prigionia. Per questo, quando il rettore ha promosso i lavori di restauro e di rinnovamento della biblioteca, ci è sembrato doveroso che essa fosse dedicata a lui. La riapertura della biblioteca è stata perciò un'ulteriore occasione per mobilitare nuovi studenti, in particolare quelli del Liceo Scientifico Internazionale, e sollecitarli nuovamente alla scoperta di questa figura, perché il testimone della memoria non si interrompa e continua a passare di generazione in generazione. Così, anche questa giovane generazione ha incontrato Paladini e lo ha raccontato. Lo ha fatto esplorando la storia del convitto in quegli anni, 1921-1991, attraverso il materiale fotografico che è ora esposto in una piccola mostra presso la biblioteca.
e meditando e proponendo a chi di quegli anni è stato protagonista alcuni passi del testo di Elvira Paladini, Il lungo cammino della libertà, in un capitolo intitolato Professore al convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Ringrazio gli studenti che con tanto entusiasmo hanno preso parte a questo nuovo progetto e con loro la professoressa Buccioli al mio fianco, coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia e animatrice da sempre instancabile di ogni attività progettuale dedicata alla memoria, come pure l'educatore Mauro Magni che, come ha detto il rettore, ha tenacemente e faticosamente operato per riportare in vita la biblioteca. La sinergia positiva tra studenti, docenti e educatori è ogni volta la riprova della vitalità e dell'efficacia del modello progettuale. Per me personalmente è stato il coronamento di un sogno. Il nostro rettore, che ringrazio, ci ha insegnato in questi anni che in un tempo in cui è sempre più difficile sognare, perseguire con determinazione e passione anche sogni che sembrano irraggiungibili, può aiutare a renderli più vicini e più veri.